Con un atteggiamento tattico accorto ed intelligente, il Cagliari conquista due punti importantissimi per la sua corsa verso la salvezza. Giagnoni sin dalla vigilia aveva optato per fermare i due cursori esterni della squadra giuliana, affidando a Marchi e Doc Pinti la marcatura di Iachini e Dal Pra e quella di Romano in mezzo al campo con Miani, le tre vere fonti del gioco della Triestina. In particolare Miani ha contribuito insieme a Puglia e Bernardini ad un superbo lavoro di interdizione e di rilancio per le due punte, Montesano e De Rosa, che oggi, forti di un buon supporto alle spalle, si sono completate esprimendosi al massimo delle loro caratteristiche. Alla producente fantasia di Montesano, sempre instancabile alla ricerca di spazi utili, ha fatto riscontro un De Rosa finalmente generoso, altruista ed in occasione della seconda rete dalla intelligente freddezza. Giova subito occuparsi della cronaca. Già al settimo minuto Montesano si esibiva in una deviazione al volo su un preciso servizio dalla destra, prontamente neutralizzata da Bistazzoni. Un'esecuzione eccezionale, quasi a volersi presentare alla difesa dei padroni di casa, per quanto avrebbe fatto al 24esimo, quando dopo uno stretto fraseggio con Puglia e De Rosa approfittava di un rimpallo favorevole per battere Bistazzoni con un tiro dal basso verso l'alto imprendibile. Ed è il frutto di una condotta di gara eccellente dei rossoblù. A questo punto la reazione dei giuliani diventava esasperante e su tutti si ergeva Sorrentino, artefice di almeno 5 interventi determinanti ai fini del risultato. Al 32esimo prima su De Falco, poi su Cinello, riusciva a respingere. Al 34esimo il portiere rossoblù doveva uscire dall'area per un'incursione di Cinello, che aveva superato tutti ed in quell'occasione si infortunava. Da lontano mimava alla panchina di aver subito uno stiramento. L'intervento immediato del dottor Fada si limitava all'applicazione di una fascia elastica. Sorrentino rimaneva comunque tra i pali e dal 38esimo doveva intervenire su Dal Pra, che puntava a rete. Un minuto più tardi il portiere rossoblù respingeva con i piedi una punizione forte ed angolata di Romano. Sorrentino dirà dopo di aver visto il pallone soltanto all'ultimo istante e da qui il suo intervento con i piedi. Non difficile invece il suo ultimo intervento al 43esimo su un altro tentativo di Dal Pra. Ultimo, dicevo, perché nell'intervallo era costretto a chiedere la sostituzione in favore di Papalardo, che faceva così il suo esordio tra i pali rossoblù al 46esimo. Nella ripresa si accentuava il pressing della Triestina e dopo un naturale primo momento emotivo di Papalardo, il ragazzo entrava in partita e si opponeva con tempestiva precisione a reiterati attacchi dei giuliani. Il Cagliari arretrava De Rosa ed agiva di rimessa puntando sempre su Montesano, ben supportato da Pulga, al quale si presentava la palla buona al 29esimo sul servizio di De Rosa, ma il suo tiro lambiva all'estremo della rete. Al 34esimo era Papalardo a prendere un serio rischio quando su rimessa dalla bandierina dell'angolo respingeva di pugno e Romano dalla distanza sparava fuori di poco. Le azioni di rimessa dei rossoblù davano la percezione che qualcosa era nell'aria e dal 40esimo infatti un'azione corale tra centrocampo e punte metteva a partito il risultato. Era di Bernardini l'ultimo passaggio per De Rosa, che si presentava solo davanti a Bistazzoni ma in posizione angolata. Con la freddezza del giocatore di classe, De Rosa si bloccava letteralmente, alzava lo sguardo e con un pallone rasoterra tagliava tutta la difesa avversaria in fase di recupero, pescando Montesano che alla grande metteva in rete, siglando così una doppietta. Due reti di rara qualità, giusto quindi l'apprezzamento espresso dallo stesso arbitro Pellicanò quando all'aeroporto dava giusto risalto alla qualità di esecuzione delle reti del Cagliari. L'incontro non era però finito, perché l'arbitro concedeva alla Triestina un rigore a 3 minuti dal termine per un intervento non regolare di Vignoli in area. De Falco trasformava il rigore che giungeva ad inquinare un risultato già di per sé giusto. Dopo il rigore, per alcune intemperanze dei giuliani, il signor Pellicanò, su segnalazione del guardalinea, espelleva Costantini e Giancamilli. Un risultato importante quanto giusto, quello del Cagliari, che premia la condotta di gara accorta ad opera degli 11 in campo e l'intelligente impostazione voluta da Gustavo Giagnoni. Il nuovo tecnico rossoblù, con il suo ritorno in panchina, ha cercato di motivare i suoi sul piano morale, ma non trascurando di opporre alla più quotata avversaria una formazione dall'ordinato contenimento, schierando due centrali a supporto delle punte, onde evitare, come è accaduto in altre occasioni, che le stesse fossero alla mercé della difesa avversaria, senza alcun fraseggio tecnico che consentisse loro di entrare nel vivo delle conclusioni. Insomma, è stata sì un'impennata dell'orgoglio e della volontà, ma anche della più accurata disciplina tattica, sfruttando le caratteristiche dei singoli al servizio del collettivo. Nel gioco delle sostituzioni, ai tentativi di Ferrari, il tecnico giuliano, di inserire prima la terza punta Scaglia, poi addirittura la quarta di Giovanni, Giagnoni ha potuto ribattere soltanto con Vignoli, un difensore, al posto di un centrocampista, Pulga.
perché aveva già dovuto sostituire il portiere. Due punti importanti, dicevo, che consentono ai rossoblù di affrontare con relativa serenità e con una classifica più accettabile le prossime fatiche del campionato. Un altro filo di speranza in più per una faticosa rimonta.